Thank you, Jesus. Vogliamo andare subito alla parola di Dio. Leggeremo da Marco 10, dal verso 46. Spirito Santo, alleluia. Poi giunsero a Gerico, e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse. Ma quello che grida, lui ancora gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermato, si disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, egli ti chiama. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che io faccia? Il cieco gli rispose: Rabbunì, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e lo seguiva per la via. Alleluia. Alleluia. Il tuo domani è oggi. Questo è il titolo del messaggio di oggi. Il tuo domani è oggi. Puoi riconoscerlo questa mattina? Perché sapete, oggi sono venuto per rilasciare una parola su di voi. Ed è una parola di incoraggiamento. È una parola di sostegno. Voglio dirti qualche cosa. Riconosci il tempo della visitazione di Dio, alleluia. Gesù sta passando questa mattina, alleluia. Gesù sta passando, alleluia, questa mattina. Gesù vuole visitare la tua vita questa mattina, alleluia. Gesù passava per Gerico, alleluia. Riconosci il tempo della visitazione, chiesa. Riconosci il tempo della visitazione, fratello, sorella. Poco più avanti Gesù uscirà perché stava per dirigersi a Gerusalemme, dove avrebbe passato è passato la passione, la croce e la sua risurrezione. E prima che passa per Gerusalemme, lui guarda Gerusalemme e piange. E dice: Gerusalemme, Gerusalemme. Parla di tutta una serie di cose. Poi dice: non resterà pietra su di te. Perché? Perché non hai riconosciuto il tempo della visitazione. Io questa mattina voglio dirti qualche cosa. Gesù sta passando questa mattina. Riconosci il tempo della visitazione, alleluia. Perché Gesù è qui, alleluia. E c'era un cieco, alleluia, alle porte di Gerico, alleluia. Gesù entra con tutta la sua folla, con tutto un team. Sapete, non era passato poco tempo oramai, ne restava veramente poco. Erano passati 3 anni in cui Gesù proclamava il regno di Dio su Israele. E poco prima di passare a Gerusalemme, passa per Gerico. Noi non sappiamo quanto tempo passa per Gerico, alleluia. Ma sicuramente qualche cosa stava succedendo. C'era una folla che acclamava Gesù. C'era tutto il team dei discepoli che era con lui. C'erano persone che erano curiose. C'era la potenza di Dio che si manifestava, alleluia. C'è un tempo in cui Gerico viene visitata dalla potenza di Dio. E questa mattina io voglio dirti: la potenza di Dio ti raggiunge questa mattina, alleluia. La potenza di Dio è qui, alleluia, per guarire, per liberare, alleluia, per incoraggiare il tuo spirito che è battuto, alleluia. Gesù sta passando, l'uomo di Galilea sta passando questa mattina, e c'era un cieco alla porta di Gerico, c'era un cieco di nome Bartimeo. La parola di Dio dice che era cieco, era mendicante, senza niente, elemosinando. Ma era padre, era figlio di un padre, dice la parola di Dio. Ricordatevi, ogni sfumatura che la parola di Dio ci dà ha sempre una valenza. Oggi tu forse puoi avere una condizione di infermità. Forse tu oggi sei entrato questa mattina con una condizione di impossibilità, con una situazione di carenza, come diceva il nostro caro fratello Alessandro, perché Bartimeo mendicava, non era più dipendente di se stesso. Non poteva dipendere dalle sue azioni, perché era lì alla porta e doveva mendicare. Ma era figlio di un padre. Tutti lo conoscevano, ma era come se quel qualche cosa che poteva
in realtà non poteva, avrebbe potuto, ma non poteva. C'era qualche cosa che ostacolava, c'era qualche cosa che bloccava. Però sapete, Bartimeo è all'ingresso della strada. È all'ingresso della strada. Io voglio dirti qualche cosa oggi, stamattina. Ti voglio parlare di tre fasi di Bartimeo. Bartimeo vive il suo tempo di attesa, che è il Kairos. È il tempo di attesa. Ma poi Bartimeo recupera la sua vista ed è il tempo dell'adempimento, è il tempo di cominciare a vedere le cose. E poi c'è il tempo della chiamata, perché Bartimeo seguì Gesù, lui decide di lasciare tutto e di seguirlo. Tre fasi della nostra vita, tre fasi che leggiamo in questo verso, in questo passaggio. Forse oggi tu sei nell'attesa. Forse tu oggi sei nell'attesa cronologica, stai aspettando da un po' di tempo, sei nell'attesa. Ma Bartimeo quella mattina non era lì ad attendere con un'aspettativa e con un'attitudine passiva, alleluia. Lui era lì sulla strada, alleluia, aspettando che l'uomo di Galilea passasse in quel momento, alleluia. Qual è l'attesa che stai passando questa mattina? Alleluia. Io voglio dirti che questa mattina io preferisco il Kairos di Dio, il momento in cui Gesù prende l'iniziativa sopra di te. Alleluia. Gesù ha ancora tempo per te questa mattina. Alleluia. Gesù ha ancora tempo per te questa mattina. Alleluia. Non pensare in maniera passiva quell'attesa. Non aspettarla in maniera passiva. Alleluia. Perché Gesù aveva un compito ben preciso, lui si stava muovendo verso Gerusalemme, lui stava lì pronto e disponibile al proposito che Dio aveva sopra di sé, ma lui aveva ancora spazio per uno, lui aveva ancora spazio per uno, c'era ancora posto per Bartimeo quella mattina, alleluia. Quel giorno Gesù aveva ancora tempo per me e per te, alleluia. C'è ancora tempo questa mattina, io voglio dirti che c'è un tempo cronologico, ma c'è il tempo dell'iniziativa di Dio, quando Gesù si gira e guarda la tua vita e dice: io intervengo, alleluia, per cambiare il corso della tua vita, io intervengo, alleluia, per cambiare e rivoluzionare quello che è stato fino ad oggi, la tua carenza forse il tuo impedimento, alleluia, forse quel qualcosa che ostacola. Io voglio dirti, così come oggi ha ministrato sapientemente e maestralmente Nunzia, non guardare alle tue carenze questa mattina, alleluia, non guardare a ciò che ti impedisce, guarda gli occhi a Gesù, alleluia, guarda verso Gesù, alleluia, volgi lo sguardo a Cristo, alleluia, contempla la sua fedeltà, alleluia, perché tutte le cose sono passate e in Cristo siamo una nuova creatura, in Cristo siamo qualcosa di nuovo, lui vuole vivificare, alleluia, lui vuole sanare, alleluia, lui vuole rivoluzionare e portare un nuovo proposito sopra la tua vita, amen, alleluia, thank you Jesus, il Kairos di Dio, alleluia, il Kairos sopra la tua vita, c'è un tempo di attesa, ma oggi voglio lasciarti tre chiavi, alleluia, che hanno attivato la fede di Bartimeo. Prendi posizione. Bartimeo prese posizione perché sentiva udire la folla. Ma che sta succedendo qua? No, Bartimeo, non è roba per te, stai tranquillo. No, voglio sapere che cosa sta succedendo qua. Che è questo clamore? Che cos'è questa festa? Che cosa sono queste voci? Io voglio sapere, che cos'è? No, Bartimeo, a te non è cosa per te, stai tranquillo. No, io voglio sapere che cos'è. Io voglio sapere, voglio capire che cosa sta succedendo qui a Gerico. Alleluia. Bartimeo prende posizione, alleluia. Non si nasconde, non si gira, alleluia, dall'altra parte. Non pensa alle sue carenze e dice: ma tanto per me non ce n'è più. Non c'è più scampo per me. Forse sono condannato vivere una vita in un certo modo. No, prendi posizione. C'è una posizione spirituale che noi possiamo ricevere. Qual è la posizione che stai assumendo in questo momento spiritualmente? Alleluia. Sapete, noi venerdì scorso stavamo all'ospedale, avevamo portato nostro figlio a cercare di capire determinate cose.
forse non l'abbiamo ancora capite nella nostra conoscenza, ma abbiamo fatto qualche cosa con mia moglie. Abbiamo preso autorità, abbiamo preso posizione, abbiamo preso una posizione. Signore, io non so cosa sta succedendo, ma io prendo posizione, alleluia. Io sono attivo, alleluia, perché l'uomo di Galilea sta passando, alleluia. Io voglio stare lì, in fronte alla strada, io voglio essere lì, di fronte quando lui passa, alleluia. Io voglio stare lì, alleluia. In Abacuc 2 è scritto: io sarò sopra una torre, prenderò la mia posizione e sarò molto attento ad ascoltare la voce di Dio, alleluia. Scrivi la tua visione, alleluia. Scrivi la tua visione, incidila sul tuo cuore, incidila su delle tavole, e se tarda, aspettala, alleluia. Aspettala, alleluia. Aspettala, alleluia, con fede. Aspettala con la giusta attitudine, perché per certo verrà, alleluia. Ricorda i versi della parola di Dio che dicono che in Cristo ogni promessa è al suo sì e il suo amen, alleluia. Oh, lui non porta indietro la sua parola senza che venga a compimento, alleluia. Noi non sappiamo qual è il tempo cronologico, alleluia, perché Dio è fuori dal tempo. Ma Dio ha un kairos pronto per la tua vita, che è il momento giusto per te, alleluia. Vuoi credere che questa mattina è il momento giusto per te, alleluia? Vuoi credere che questa mattina il tuo cuore può essere fasciato, alleluia, come è scritto nel profeta Isaia, alleluia? Puoi credere alla liberazione dalle gabbie che ti chiudono, alleluia? Puoi credere, alleluia, a quel miracolo creativo nella salute e nelle finanze, alleluia? Prendi posizione questa mattina. Sapete cosa gli dicevano lì la folla? È Gesù il Nazareno. Ma chi sta passando? Gesù il Nazareno. Che rivelazione hai di Gesù? Perché sapete, lui non parlò di Gesù il Nazareno. Leggiamo cosa disse Bartimeo. E mentre passava Gesù, Bartimeo gridò: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Sapete, quell'espressione figlio di Davide era un'espressione messianica, alleluia. Era il modo di dire: Gesù, tu sei veramente l'unto di Dio. Gesù, tu sei veramente il figlio di Dio, alleluia. Lui non ha creduto alla visione che la società stava dando di Gesù in quel momento. Lui non lo stava vivendo come il figlio di Giuseppe e di Maria. Forse qualcuno lo stava vivendo come un figlio di Giuseppe e di Maria in quel momento. Forse il figlio del falegname. Sapete, vi ricorderete sicuramente il passaggio in cui Gesù è a Nazareth e non poté ministrare potentemente a motivo dell'incredulità di Nazareth. Ma chi è quello lì? Gesù il Nazareno. Cosa vuoi credere questa mattina? Perché Bartimeo credette alla rivelazione che aveva ricevuto. Io non lo so quando quella rivelazione si è fatta spazio dentro di sé, ma Bartimeo non ha creduto a Gesù il Nazareno. Bartimeo ha detto: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, alleluia. Gesù, unto di Dio, figlio di Dio, abbi pietà di me. Gesù non è soltanto un uomo che è venuto per riscattare la sua creatura, alleluia. Gesù è il figlio di Dio, in lui abita tutta la pienezza, alleluia, tutta la potenza, alleluia, per poter sanare, alleluia, per poter ristabilire. Bartimeo non era andato lì con l'attitudine di uno che voleva una carezza. Bartimeo è andato lì sapendo che io sto incontrando il figlio di Dio, dell'Iddio Altissimo, alleluia. Io so che questa mattina la mia vita può prendere una rotta diversa, alleluia. Prendi posizione questa mattina, alleluia. E credi fortemente alla rivelazione che c'è dentro di te. Credici, credici, e non stare a ascoltare i consigli che questa società ci dà. Ah, Gesù era uno forte, sì sì, però non più di quello. Sì sì, Gesù era, no no, per carità, ha fatto tanto del bene, è un uomo storico. No no no, Gesù non è il Nazareno. Gesù è il figlio di Dio, alleluia. Gesù è il figlio di Dio. E terza cosa, grida più forte della folla. Grida più forte della folla.
Bartimeo era lì sul ciglio della strada e non si è fatto spostare da nessuno. No, io sto qui. Gesù non, Bartimeo non ha creduto a quello che la folla stava dicendo intorno a lui. E quando lui ha gridato, la folla lo voleva fermare, lo voleva zittire. Bartimeo, ma che ti ha preso oggi? Ma che c'hai? Tutte queste domande, tutte queste cose. Ma che ti è scattato stamattina? Bartimeo, ma che c'hai? Ma te vuoi stare zitto? Ma che è sto modo? Ma lo vedi che stai disturbando, sta passando giù? Ma che cosa vuoi? Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, alleluia. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, alleluia. Grida più forte di quello che stai ascoltando intorno a te. Se la società ti sta dicendo lascia perdere, è il tempo della paura, grida più forte di quella voce. Se la società ti sta dicendo, alleluia, fai silenzio perché questo è il tempo del cordoglio, io ti dico grida più forte, alleluia. Grida più forte il miracolo che stai chiedendo a Dio, alleluia, questa mattina. Gridalo più forte, alleluia, sopra ad ogni altra voce, sopra la voce del limite, sopra la voce della paura, sopra la voce del timore. Grida più forte che la tua voce si possa ascoltare, sia ben udibile nei luoghi celesti, alleluia. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Alleluia. E sapete che cosa succede? Sapete cosa succede? Gesù si ferma. Gesù si ferma. Gesù interrompe quello che era chiamato a fare in quel momento. Lui è pieno di compassione. Lui è pieno di compassione. In Matteo noi leggiamo che quando Gesù tocca per guarire Bartimeo, dice Gesù era commosso. Gesù era commosso. Voglio dirti una cosa. Se Gesù ha avuto tempo, spazio e cuore per una persona, quanto più noi? Quanto più noi? Perché sapete, se Dio può avere, se tu puoi fare spazio a Dio per una persona, Lui te ne può dare un'altra. E poi te ne può dare un'altra. E poi te ne può dare un'altra. E poi te ne può dare un'altra. Se tu lasci spazio a Dio nel tuo cuore per una persona, Lui moltiplicherà, alleluia. Lui moltiplicherà, alleluia. Tu stai chiedendo un team, forse. Forse stai chiedendo altre persone. Beh, fai spazio per una. Fai spazio per una, alleluia. Perché Dio aggiungerà sopra quell'una, alleluia. Gesù, alleluia, aveva cuore per Bartimeo. Aveva un cuore per Bartimeo. Sentiti autentico alla presenza di Dio. Perché Gesù ha lasciato tutto, ha smesso tutto, ha bloccato tutto per Bartimeo. E questo vale per te e vale per me, non vale solo per lui, non vale solo per Bartimeo, è la stessa nostra storia. Gesù non ci ha visto come un numero, ci ha visto come una persona, con una sfida, con delle carenze, con dei limiti, ma Dio ci ha tanto amato, fratelli e sorelle. Gesù aveva cuore e compassione per Bartimeo, dice io mi fermo, alleluia. E disse, leggiamo il verso 50, no, pardon, 52. Va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante egli recuperò la vista e lo seguiva per la via. Sapete, quando la grazia entra dentro la nostra vita, lui non, la grazia non soltanto ci dà qualcosa di nuovo, ci riposiziona. Perché sapete, Bartimeo aveva, adesso poteva finalmente la possibilità di entrare in contatto con il suo mondo, quel mondo che era stato lontano da lui, quel mondo che era impossibilitato di toccare. Quando la grazia di Dio tocca la tua vita, c'è un potenziamento sopra la tua vita, avviene qualcosa di soprannaturale, di enorme, alleluia. Lui non soltanto ti salva, lui ti riposiziona, alleluia. La grazia non soltanto ti salva, ma ogni giorno versa un dono nuovo sopra la tua vita, alleluia. E Bartimeo ha potuto finalmente decidere per sé e decise di seguirlo. Ma sapete, entriamo nel secondo punto. Il compimento di quella promessa, di quella preghiera, coincide anche con il cambiamento. Coincide con un cambiamento. E voglio raccontarvi una storia in merito a questo, perché se leggiamo il verso 49, no, 50, pardon, allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. È un gesto ed è un atto
molto simbolico. Sapete, in albergo stiamo aiutando questo periodo. La fondazione della Chiesa Sant'Egidio, e loro stanno portando avanti un progetto molto bello, credo lo facciano ogni anno, ed è levare dalla strada tutti i senza tetto nel periodo del freddo. Si chiama Emergenza Freddo, e noi abbiamo sentito in cuore come azienda di ospitare due senza tetto dentro una stanza. E li sto imparando a conoscere e sto vedendo la loro evoluzione. E ho visto che all'inizio era come se entrambi andavano un po' allo stesso ritmo, ok? Poi non lo so, qualcosa è successo, perché sto notando un po' di differenza. Uno dei due è rimasto là, rimane lì, rimane col suo cappello, a volte non solo col cappello, a volte anche con qualche bottiglia in più. L'altro ha avuto il coraggio di lasciare tutto e di buttarsi, di scommettere su una grazia ricevuta. Quell'altro sta ancora con il suo cappello lì a meditarci. Ma Bartimeo, all'udire della voce di Gesù, lui lasciò il suo mantello. A volte compimento fa rima con cambiamento. Siamo disposti a cambiare, ad abbandonarci completamente a ciò che il Signore ci vuole dire, perché Gesù sta aspettando un atto d'obbedienza. Lo stiamo predicando tanto in questo tempo. Gesù sta aspettando la tua e la mia obbedienza. Sei disposto a scommettere tutto su Gesù? Alleluia. Pare una brutta parola scommettere, forse ne potevo usare un'altra, però ti voglio dire una cosa: Bartimeo decise tutto per Gesù. Dice: io lascio tutto, lascio il mio mantello, lascio le mie certezze, mi metto a nudo davanti alla gente, non so cosa succederà, ma io questa occasione non me la voglio perdere. E ti voglio dire: non perdere l'occasione di Gesù che ti sta chiamando, alleluia. Non perdere l'appello, la chiamata che Gesù sta facendo sopra la tua vita, perché è una chiamata forte, è una chiamata che ti rivoluzionerà, alleluia, che ti cambierà per sempre il destino, alleluia. Lascia quel mantello, alleluia. Sapete, mi veniva a mente quando ti avvicini ad un bar, ci avete fatto caso, ti avvicini a un bar e già cominci a sentire l'odore della tostatura, del caffè, i dolci. E credo che quando l'azione di Dio sopra la nostra vita si attiva, è come se tu già ne senti il profumo, ne senti l'odore. Quali sono i profumi che sentiamo? Quali sono le fragranze del cielo che sentiamo? Sentiamo il profumo dell'obbedienza, sentiamo il profumo del servizio, sentiamo il profumo dell'obbedienza, alleluia, sentiamo il profumo di cambiamento, amen. Anche Gesù fece salire fragranze divine a Dio quando lui si battezzò per obbedienza, e Dio rispose dicendo: questo è il mio diletto figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Ogni atto di obbedienza, alleluia, ha la sua ricompensa. Ogni atto di obbedienza ti proietta in una nuova stagione, in una stagione di cambiamento, alleluia. Ogni atto, ogni compimento sopra la tua vita non è fatto per darti altro, alleluia. Questa è una mentalità del consumismo. Dammi altro. Quando il Signore ti dà qualcosa è perché dietro c'è una storia e davanti c'è un proposito, alleluia. Perché dietro c'è una storia di processo e davanti c'è un futuro, un avvenire di proposito, alleluia. Gesù toccò Bartimeo perché voleva dire una volta per sempre basta alle sue sofferenze e lo voleva proiettare come discepolo, alleluia, di Gesù, alleluia. Testimone di Gesù. Quante volte cantiamo quel canto meraviglioso: riempi la mia lampada. Perché? Perché dobbiamo essere ripieni, no? Perché dobbiamo essere testimoni di Gesù, alleluia. Vuoi essere testimone di Gesù questa mattina? Alleluia. E concludo con il terzo punto. Ma voglio lasciarti prima due domande sul Kairos. Quale sarà la tua attitudine di attesa? Voglio provocarti con questa domanda. Quale sarà la tua attitudine nell'attesa? E poi voglio dirti: come risponderai alla chiamata di Gesù sopra la tua vita?
Terzo punto, e qui forse vi provocherò ancora di più. C'è una chiamata, c'è una chiamata. Al verso 49, Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, egli ti chiama. Gesù non lo ha chiamato lui, ha chiesto ai discepoli di chiamarlo. Gesù chiede ai suoi discepoli di chiamarlo. I discepoli andarono e dissero: coraggio, alzati, egli ti chiama. Coraggio, alzati, egli ti chiama. Puoi dire alla persona accanto a te: coraggio, alzati, egli ti chiama. Alleluia. Coraggio, alzati, egli ti chiama. Alleluia. Ci sono due tipi di discepoli che noi vediamo qui in questa storia. Il discepolo che gli disse: Bartimeo, basta, basta Bartimeo, stai dando fastidio al maestro, basta, per piacere Bartimeo, basta, shh, fai silenzio, sta scalmanà troppo. Noi ci piace essere un po' scalmanati, la gioia del Signore è la nostra forza, grazie a Dio non abbiamo di questi problemi, ci piace essere, come si può dire, belli se momenti. Però c'era qualche discepolo che stava forse rischiando di impedire il rilascio del proposito di Dio sopra una persona. Bartimeo, basta con questo strillare. Oppure puoi essere quel discepolo che dice: coraggio, alzati, egli ti chiama. Coraggio, alzati, egli ti chiama. Alleluia. Coraggio, fratelli, siamo chiamati a rilasciare coraggio. Alleluia. In questo tempo in cui le chiamate sono tutte strane, le chiamate di Dio stanno ancora chiamando i Bartimeo, alleluia. Le chiamate di Dio ancora oggi stanno chiamando. C'è Gesù che ci ha lasciato un compito specifico. Chiamate quest'uomo a me, perché oggi lo voglio incontrare. Che discepolo vuoi essere in questo tempo? Perché siamo stati fatti per un tempo come questo. Non lo possiamo rifiutare, fratelli. Non lo possiamo rifiutare. Oppure possiamo girarci al contrario, oppure possiamo essere quel tappo a volte, ma io voglio scegliere questa mattina di essere quel discepolo che va da Bartimeo per dirgli: coraggio, coraggio, cosa sta succedendo? Si sentono tante chiamate in questi giorni, chiamate alle armi, chiamate alla paura, chiamate al timore. Ma questa mattina la chiamata di Dio, alleluia, è ancora più forte, alleluia. La chiamata di Dio è ancora più forte. La sua Chiesa è chiamata a chiamare altri, alleluia. La sua Chiesa è chiamata a infondere coraggio, non a infondere paura. Non stilliamo paura e timore alla gente. Non stilliamo timore e sospetto alla gente. Siamo negli ultimi tempi? Probabilmente sì. Cosa stiamo ascoltando? Sicuramente quello che viene scritto sulla parola: rumori di guerre, pestilenze, tutte cose che noi già sappiamo, che abbiamo letto. Però sapete a cosa vuoi guardare quando sei alla presenza di Dio? Vuoi guardare alle tue mani o vuoi guardare a Gesù? Alleluia. Vuoi guardare ai tuoi limiti o vuoi guardare a Gesù? Alleluia. Vuoi guardare ai tuoi dubbi o vuoi guardare a Gesù? Perché sapete, forse le cose nella società non andranno meglio, io non lo so, ma io ti posso dire una cosa: le chiamate di Dio stanno ancora chiamando questa mattina. Le chiamate di Dio stanno ancora chiamando questa mattina. Coraggio, alzati, lui ti chiama. Alleluia. Coraggio, alzati, egli ti chiama. Alleluia. Quale discepolo vuoi essere? Alleluia. Quello che ha ancora spazio per uno, quello che ha ancora spazio per una chiesa dentro di sé, quello che ha ancora spazio per un team dentro di sé. Perché forse dovrai lasciare il mantello. Giovani, ragazzi, il mantello potrebbe essere lo smartphone. Io non ti sto dicendo di buttarlo, ti sto dicendo: guarda Gesù, fidati di Lui. Perché forse stai lasciando la tua sicurezza momentanea, ma Gesù ha un piano più alto per te. Voglio dirlo anche alle persone che ci seguono da casa: alzati, coraggio, perché Egli ci sta chiamando. Alleluia.
Egli ci sta chiamando a rilasciare coraggio, fede, speranza, alleluia, a questo mondo, alle persone accanto a te, alleluia. Il Kairos di Dio è la croce. Il Kairos di Dio è la croce. Gesù davanti a Bartimeo rappresentò il Kairos per lui, quel momento di svolta. Ma nella parola di Dio c'è un tempo, una spartiacque. Il tempo di Dio, il Kairos di Dio è stato Gesù. Nella pienezza dei tempi è scritto sulla sua parola. Nella pienezza dei tempi egli la mandò Gesù, suo figlio. La croce è il compimento perfetto, alleluia, del Kairos di Dio, alleluia. Il tempo del riscatto. Il tempo del riscatto, sì, il tempo del dolore, perché Gesù ha veramente sofferto lì. Sapete, c'era il piombo su quelle fruste, c'erano chiodi, alleluia, sopra quella croce, c'era tutta la perversità e la cattiveria dell'uomo, quella cattiveria dell'uomo, quel cuore, quello spirito di morte che ancora oggi forse vuole muoversi. Noi non possiamo farci niente. Ricordatevi sempre quello che ci insegna il pastore Francesco quando dice: non guardate alle situazioni, guardate allo spirito che muove quelle situazioni, guardate il cuore che muove quelle situazioni. Dobbiamo essere una chiesa che ha discernimento, perché altrimenti verremo scandalizzati da quello che vediamo. Ma sapete, dietro la croce, alleluia, non c'era soltanto il cordoglio, c'era la resurrezione. C'era il riscatto. La croce è un luogo di scambio. La croce è un luogo di scambio. È il luogo dove qualcuno che era giusto è morto della maniera più offensiva, alleluia, più brutta, più ignobile che c'era a quei tempi, per permetterci a noi di essere qui oggi con cuore sincero, con cuore puro, con mani sante alzate, alleluia, dire: Gesù, abbi pietà di me. Questa mattina puoi alzare la tua mano e dire: Gesù, abbi pietà di me. Alleluia. La croce è un luogo di scambio, è il luogo dove ogni cosa è stata compiuta perfettamente per te e per me. La croce è offensiva a volte perché ci ricorda che non siamo perfetti, ci disturba perché ci mette non in una posizione di comodo ma in una posizione scomoda, perché ci fa guardare verso gli altri, perché Gesù aveva gli occhi verso gli altri, non ci fa guardare a noi, alleluia. Ma la croce è un luogo di salvezza, alleluia. La croce è un luogo di riscatto, alleluia. La croce è il tuo momento, alleluia, è il tuo luogo. In Cristo, alleluia, noi siamo più che vincitori. In Cristo, alleluia, noi abbiamo promesse compiute con il sì e l'amen di Dio. In Cristo, alleluia, noi abbiamo doni e talenti rilasciati sopra la nostra vita, alleluia. Vuoi essere anche tu questa mattina convinto, alleluia? Vuoi lasciare tutto per la croce, alleluia? Vuoi scommettere tutto su quella croce? Perché Gesù ha lasciato ogni cosa per quella croce, per vivere pienamente il suo proposito. E voglio dirti questa mattina, se queste parole stanno toccando il tuo cuore, stanno toccando il tuo spirito, alleluia, questa mattina, lasciati convincere dal potere della croce, perché nel potere della croce tu vedrai il potere dell'amore di Dio, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede a lui non perisca, non subisca, alleluia, non venga condannato ma abbia la vita eterna, alleluia, abbia un riscatto, abbia un nuovo inizio, alleluia. Questa mattina vuoi credere a questa parola? Questa mattina vuoi alzare la tua mano e chiedere: Signore Gesù, c'è pronto un nuovo inizio per me questa mattina. Yes.